Amici, bentornati. Oggi siamo nuovamente qui nella mia cucina per parlare di un argomento che desidero introdurre già da qualche giorno, ovvero quello relativo ai coltelli da cucina. Vedete qui ne ho in mano uno diciamo, della mia collezione. Cosa voglio fare oggi con questo video? Vorrei darvi delle linee guida per permettervi in totale autonomia di scegliere i coltelli di cui equipaggiare la vostra cucina nel modo giusto, ma soprattutto nel modo consapevole. Infatti non esiste il coltello giusto, il coltello migliore o il coltello perfetto. La scelta di ogni singolo coltello dipende dall'utilizzo che voi ne volete fare e ovviamente dal vostro portafoglio. Quindi non vi spiegherò come scegliere il coltello, ma cercherò di spiegarvi, come cerco sempre di fare in tutti i miei video, quali sono le caratteristiche che definiscono una lama, quali sono le proprietà degli acciai, dei vari design e delle caratteristiche che un coltello può avere, affinché voi sappiate poi in autonomia decidere da voi stessi quale coltelli acquistare e come spendere i vostri soldi a secondo dell'utilizzo che decidete di farne. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è parlare un pochino di metallurgia. Non vi spaventate, non faremo un corso, una trattazione universitaria. Però è importante conoscere qual è il tipo di acciaio con cui sono costituiti i vari coltelli. Esistono centinaia di tipi di acciai diversi e perché i vari acciai sono così diversi tra di loro e danno ai coltelli che noi andiamo a comprare, alle lame che noi andiamo a comprare, delle proprietà, delle caratteristiche così diverse. Allora, iniziamo col dire che se parliamo di un coltello in acciaio, quindi il 99% dei casi, fatto salvo il caso dei coltelli, ad esempio, in ceramica, parliamo di un coltello di acciaio al carbonio. Ok? Ovviamente tutti gli acciai, per essere definiti tali, devono contenere del carbonio. In che percentuale? Allora, un acciaio ad alto tenore di carbonio adatto alla costruzione di lame deve contenere una percentuale di carbonio che varia tra lo 0,5 e il 2%. Al di sotto dello 0,5 non avremo un acciaio con delle caratteristiche tali da poter costruire delle buone lame. Al di sopra del 2% sconfiniamo in quelle leghe che vengono definite ghise e che quindi hanno delle proprietà proprio tecniche totalmente inadatte alla costruzione di qualsiasi tipo di lama. Quindi la prima cosa che sappiamo è che un buon coltello avrà un tenore di carbonio tra lo 0,5 circa, ovviamente, se hai lo 0,49 è la stessa cosa, e più o meno il 2%. Che proprietà conferisce il carbonio al nostro ferro? Fondamentalmente lo trasforma in un acciaio, quindi tutte quelle proprietà di elasticità, di durezza e di tenacia che sono tipiche dell'acciaio, e quindi è ovviamente una lega molto migliore per una serie di motivazioni tecniche rispetto al ferro, sono date dal carbonio. In linea di massima, pensiamo che tanto più è alto il tenore di carbonio, quindi tanto più noi ci avviciniamo al 2%, tanto più duro sarà il nostro acciaio, tanto più invece noi ci abbassiamo verso lo 0,5, tanto più morbido sarà il nostro acciaio. Una cosa importantissima che dobbiamo capire subito è la differenza tra la durezza e la tenacia. Questa è una caratteristica fondamentale delle lame, ma non solo. Immaginiamo ad esempio un diamante. Okay? Il diamante è l'elemento più duro che esiste al mondo, che può essere tagliato o scalfito soltanto tramite un altro diamante, ma è un elemento che se cade a terra, proprio per la sua particolare struttura cristallina, si può frantumare in mille pezzi. Quindi che significa? Che non è duro? No, è l'elemento più duro al mondo, ma è poco resistente agli urti. Quindi la durezza è la proprietà di resistere alla scalfitura, all'usura, al taglio, ma non equivale alla tenacia, che invece è l'opposto di fragilità, quindi la capacità di resistere agli urti. Questo tipo di, diciamo, di discorso equivale in modo abbastanza simile anche negli acciai.
Quindi un acciaio molto duro sarà un acciaio che tenderà a mantenere molto bene il filo, che tenderà a rovinarsi poco quando viene sfregato contro qualcosa, quindi sarà resistente all'usura, ma sarà un acciaio poco resistente magari agli urti. E quindi se per esempio io ci devo costruire una spada, una katana per andare a combattere contro un nemico, io non ho bisogno soltanto che questa sia dura, ma ho bisogno anche che questa non sia così fragile da potersi spaccare in mille pezzi quando magari viene urtata contro la spada di un nemico. Quindi la metallurgia, proprio la ricerca che viene fatta in questo settore, è proprio quella di trovare il giusto compromesso tra i vari elementi che costituiscono una lega d'acciaio affinché gli vengano conferite quelle caratteristiche di cui ho bisogno per costruire quel particolare tipo di lama per quel particolare utilizzo. Ok? Quindi abbiamo visto che cosa ci permette di fare il carbonio. Un altro elemento fondamentale che noi troviamo all'interno dei nostri acciai, che possiamo trovare all'interno dei nostri acciai, è il cromo. Perché il cromo è così importante? Perché è quello che discrimina un acciaio dall'essere inox o meno. Un acciaio che contiene una percentuale di carbonio superiore al 13-14% è definibile come acciaio inox, ovvero inossidabile. Un acciaio che ha una quantità di cromo più bassa del 13-14%, ammettiamo 5-6%, è un acciaio semi-inox. Un acciaio che non contiene cromo è un acciaio puro, quindi un acciaio semplice al carbonio. Ok? Il vantaggio di avere del cromo all'interno dei nostri coltelli, delle nostre lame, quindi dell'acciaio che le costituisce, è la proprietà di resistenza all'ossidazione. Quindi fondamentalmente gli acciai inox tendono ad arrugginire molto 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 meno rispetto agli acciai al carbonio. Quindi voi direte è sempre una cosa positiva. No, non è proprio così, perché come vi dicevo prima c'è la questione della coperta troppo lunga e troppo corta, aggiungendo del cromo al nostro metallo, al nostro acciaio, avremo un incremento notevole della capacità di resistere all'ossidazione, ma diminuiremo la sua durezza. Quindi avremo degli acciai che normalmente sono meno duri rispetto agli acciai puri al carbonio. Esistono poi una serie di altri elementi che magari andremo a vedere tra pochissimo in una tabellina riassuntiva, che possono essere introdotti in piccolissime percentuali, 0,1, 0,5% o spesso anche meno, per andare ulteriori a modificare quelle che sono le caratteristiche del nostro acciaio e conferirgli delle proprietà che non solo sono relative alla durezza e alla tenacia, ma che vanno anche a coprire altri aspetti di cui noi spesso non ci curiamo, per esempio la facilità nella lavorazione, tant'è vero che una billetta d'acciaio per essere trasformata in un coltello deve essere lavorata. Se è lavorata in modo artigianale dovrà essere fusa, dovrà essere ribattuta, dovrà essere piegata e saldata, dovrà essere temprata, dovrà subire una serie di cicli termici. Quindi tutte queste lavorazioni, la capacità di migliorare la reazione al ciclo termico, eccetera, eccetera, quindi alla tempra, sono determinate da una serie di elementi che adesso vedremo brevemente in una tabellina. Allora, in questa tabella che ho realizzato, vediamo sulla sinistra una serie di tipologie di acciai che noi possiamo utilizzare. Sono definite, come vedete, come delle sigle 420, 1050, VG5, eccetera, eccetera. Vedete, io adesso lo sto scorrendo, ne ho riportate in questa tabella una settantina all'incirca. Per ognuna di queste sigle, che quindi voi potrete trovare come espresse nella descrizione del materiale, del tipo d'acciaio con cui sono costruiti i vari coltelli, io ho messo una colonna in cui indico se questo acciaio è inox o meno, quindi trovate sì o no, la percentuale di carbonio che questa contiene, la percentuale di cromo che questa contiene, come vedete. Per gli acciai che ne contengono almeno il 14%, trovate sì, per quelli che ne contengono meno del 14% o per niente, trovate no sulla dicitura inox. E poi una serie di altri elementi come il molibdeno, il vanadio, il manganese, il nichel, il silicio, il cobalto, il fosforo, il tungsteno e il niobio. E nelle ultime due colonne, una.
dicitura HRC, che sarebbe l'indice di durezza misurato secondo la scala normalmente usata come indice per definire la durezza degli acciai, ed un voto. Questo voto ovviamente è relativo ai coltelli da cucina. Quindi, che cosa significa? Che un acciaio è molto buono per essere utilizzato per la costruzione di coltelli da cucina se ha un voto molto alto, ma non è detto che magari sia buono per la costruzione di una spada, perché, come abbiamo visto, la spada ha delle necessità totalmente diverse da quelle di un coltello. Assumiamo che voi non dovrete fare dei combattimenti con i vostri coltelli, se non siete molto maldestri, spero che non vi cadano spesso per terra, e quindi il nostro coltello servirà fondamentalmente per tagliare, per sbucciare, per spiluccare, ma difficilmente per combattere o per spaccare della legna, almeno che non parliamo di un coltello da campo, quindi un coltello da bushcraft, che quindi avrà delle caratteristiche diverse. In questa tabella io ve la scorro brevemente così che possiate, diciamo, salvarla o venire a rivedere questo video per capire quelle che sono le caratteristiche dei vari acciai, così che se li trovate in giro come descrizione nei vari coltelli che state decidendo di acquistare, potete vederne le caratteristiche. Ok? E come vedete ne ho evidenziati alcuni in giallo. Questi evidenziati in giallo sono degli acciai che io ho per quelli che sono i coltelli in mio possesso e che andremo a vedere tra pochissimo. Qui sotto, in questa parte bassa della tabella, vi ho riportato una specie di riassunto su quelle che sono le proprietà che ciascuno di questi elementi conferisce all'acciaio. Quindi, come abbiamo visto, il cromo, se superiore al 14%, lo rende inox, se tra il 5 e il 6% semi-inox. E gli aumenta la resistenza alla corrosione. Il molibdeno conferirà maggior tenacità e maggior lavorabilità. Il vanadio maggior durezza, tenacia e grana fine. Che cosa significa grana fine? Che sarà più semplice da affilare in modo molto efficace, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, per quanto riguarda la scala HRC, diciamo che una durezza che varia tra il 52 e il 58 rende un acciaio morbido, tra il 59 e il 60 possiamo definirlo medio, sopra il 60 è definibile come acciaio duro. Tant'è vero che vediamo che per i coltelli da cucina, quelli con un voto molto alto, sono tutti acciai molto duri, indipendentemente dal fatto che questi siano inox o meno. Ok, adesso andiamo brevemente a vedere alcuni dei coltelli che io ho in mio possesso e ve li racconto. Allora, un'ultima cosa, prima di andare a vedere alcuni coltelli, fondamentale da sapere è che l'acciaio di per sé non costituisce necessariamente una qualità, sebbene parliamo di un acciaio magari con un voto altissimo, perché questo acciaio, per essere trasformato in un coltello, deve essere lavorato. Quindi la lavorazione che viene effettuata per trasformare un pezzo d'acciaio in un coltello è un passaggio fondamentale per definire quella che è la qualità del coltello finito. Quindi ovviamente per avere una buona lama bisogna partire da un buon acciaio, ma deve essere lavorata nel modo giusto. Quindi la marca del coltello, se parliamo di un coltello commerciale, o la bravura, la maestria dell'artigiano, se parliamo di un coltello artigianale, sono fondamentali, fondamentali per far sì che quel coltello sia di buona qualità. Perché? Per realizzarlo possono essere utilizzate diverse tecniche, quindi può essere semplicemente presa una piattina di metallo tagliata, affilata e temprata, quindi riscaldata ad un'alta temperatura, superiore ai 700, 800, 900 gradi e poi freddata rapidamente, oppure possono essere fatte delle lavorazioni molto più complesse, come per esempio quella dell'acciaio San Mai, ovvero diversi strati di acciaio con caratteristiche diverse accoppiati tra di loro in vari modi, secondo quella che è la maestria dell'artigiano, la sua conoscenza specifica, oppure magari degli acciai VUZ, cioè quindi acciai fusi al crogiolo. Abbiamo degli acciai damascati, quindi realizzati piegando più e più volte l'acciaio su se stesso, creando molteplici strati. Ci sono tantissime tecniche, ora non ve le vado a raccontare e spiegare tutte. Se siete interessati, magari mi lasciate qua sotto nei commenti
delle domande e se ne avremo tempo in futuro magari faremo dei video dedicati a quella specifica attività, però è fondamentale conoscere la persona, l'azienda o la marca che ha realizzato quel coltello partendo da quel metallo, perché se parliamo di un marchio noto, di un artigiano rinomato, probabilmente la lavorazione fatta sarà di ottima qualità e quindi avremo tra le mani non soltanto un coltello, ma anche una vera e propria opera d'arte. Allora, adesso vi mostro alcuni design diversi di coltelli, perché ovviamente al di là del materiale con cui sono costruiti e della qualità della fattura, quindi la tecnica costruttiva, anche il design ha la sua importanza, perché ogni design è pensato per un impiego diverso. Allora, questo che vedete qui è un coltello che viene, diciamo, in Europa, o comunque negli Stati Uniti, in Occidente, comunque definito come coltello chef, quindi un coltello dall'utilizzo estremamente universale e generico, ok? E qui nel design più, diciamo così, occidentale, quindi questa forma classica proprio da coltello a punta di lancia, pur trattandosi di un coltello giapponese. Questo infatti è di una marca molto famosa, si chiama Kai, della linea Shun, che è una linea, diciamo, di coltelli professionali, realizzata in un fantastico acciaio VG10, di cui potete andare a vedere le caratteristiche nella tabella che vi ho mostrato prima, con una lavorazione, come potete vedere, damascata. Quindi questo effetto così particolare che trovate sulla pelle, diciamo, dell'acciaio è dovuto proprio al ripiegare più volte su se stesso l'acciaio che viene forgiato a mano, il che gli conferisce delle caratteristiche eccezionali. In più, se non erro, questo è anche costruito con la tecnica Sanmai, quindi esternamente ha un tipo di acciaio, mentre sul filo, se lo vedete, la damascatura praticamente scompare perché all'interno c'è uno strato di acciaio che quindi, quando il coltello viene bisellato, rimane soltanto sul tagliente, di un acciaio molto molto più duro per far sì che tenga il filo, più a lungo. Questo è un coltello di eccellente qualità, parliamo di un costo, se non vado errato, che sta intorno ai 150-200 euro. Ha un manico in un legno scuro asiatico e la particolarità, che in realtà è tipicità dei coltelli asiatici, di avere questa forma del manico detta a castagna. Come vedete, ha una forma asimmetrica che fondamentalmente va a riprendere quella che è la sagoma dell'incavo della mano quando noi andiamo a serrare il pugno. Questa sporgenza, vedete, in questo coltello è sul lato destro perché io sono destro, quindi lo impugnerò in questo modo, ma alcune marche molto specializzate realizzano anche dei coltelli con l'impugnatura mancina, ok? Ora, questo è un coltello che secondo me bisogna assolutamente avere perché, come ho detto, è estremamente generico e vi consente di fare tantissime lavorazioni diverse. In alternativa a questo coltello, che in giapponese viene chiamato gyuto, o come ho detto in occidente viene chiamato chef, possiamo decidere di prendere un coltello che è il cosiddetto santoku. Ok, questo ha un design un pochino più orientaleggiante, diciamo così, un pochino più orientale. Ma se voi andate a comparare quello che è il profilo, diciamo, della lama, vedete che è quasi sovrapponibile, ok? Quindi, diciamo, la parte del tagliente è molto simile. La differenza principale è data da questa curvatura che, abbiamo sulla punta. Quindi anche questo è un coltello estremamente generico, vi ripeto, si chiama Santoku. Io l'ho acquistato in una versione abbastanza economica. Infatti, questo coltello, che magari può sembrare anche più carino di quest'altro perché ha questa lavorazione sempre artigianale dove lascia a vista la martellatura, quindi diciamo questo effetto di calamina che compare, questa diciamo pelle scura che compare dopo il raffreddamento a seguito del ciclo termico di tempra.
scompare soltanto sulla parte del bisello dove è stato ovviamente levigato e affilato, ma questa parte è stata lasciata a vista, mentre su quest'altro coltello è stata asportata completamente. Però è un coltello in realtà molto più economico, ha sempre un maniche in legno, ma di un legno molto più probabilmente di basso costo, un inserto in plastica dove invece nei coltelli più costosi, spesso viene realizzato in corno o comunque con legni più pregiati ed un'affilatura probabilmente non artigianale ma fatta a macchina, ok? E quindi un coltello di questo tipo, sebbene sia molto bello, molto utile, molto tagliente, lo andremo a pagare sui 25-30 euro, ok? Quindi è un'eccellente scelta, ma essendo realizzato in un acciaio di tipologia 5CR15 MOV, quindi lo andate a vedere sulla tabella, corrisponde a un voto più basso, quindi qui siamo intorno a un 6, mentre qui siamo intorno a un 8. Questo coltello, sebbene quando esce dalla fabbrica è altrettanto affilato come questo tenderà a tenere il filo molto molto più a lungo e questo avrà bisogno di essere riaffilato più spesso. Questa potrebbe essere anche un buon espediente per imparare ad affilare da voi i vostri coltelli. Andiamo a vedere adesso un'altra tipologia di coltello, sempre di questa linea. Vi presento questa fantastica Nakiri. La Nakiri o Usuba, nel caso in cui il tagliente fosse soltanto su un lato, in questo caso vedete che il bisello è su entrambi i lati della lama, quindi viene definita una nakiri, è un coltello specifico per il taglio delle verdure. Allora, io preparo molto spesso delle verdure grandi, come per esempio del cavolo o della verza, quindi avevo bisogno di un coltello specifico per questo tipo di utilizzo. E questo qui è il coltello perfetto. Non ha la punta perché per quel tipo di taglio non abbiamo bisogno di fare incisioni, abbiamo semplicemente bisogno di fare dei tagli verticali con un peso un pochino più deciso e bilanciato, tipo una piccola mannaietta, e quindi questo è il tipo di coltello perfetto per quell'impiego. Anche in questo caso, non dovendolo diciamo utilizzare per delle cose speciali, ho deciso di non spendere tantissimi soldi. Ho preso questa marca spagnola che realizza questa linea che viene chiamata Osaka di coltelli appunto dal design giapponese ma realizzati in Spagna. Hanno secondo me un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo mi è stato regalato, diciamo così, su richiesta e mi trovo molto bene. Anche in questo caso un manico in legno, diciamo, abbastanza economico, una fattura abbastanza economica, ma se affilato bene spesso fa la sua porca figura. Andiamo a vedere adesso un altro tipo di coltello che io ho preso sempre della Kai, sempre della linea Shun, che è il Tsukiji. Questo coltello è perfetto per sfilettare il pesce, ok? Infatti ha un design molto sottile, okay? Vedete una linea molto, molto fina, che è perfetto per sfilettare. Però, siccome io cucino spesso il pesce, quindi mi capita spesso di sfilettare, ho deciso di fare un bell'investimento e mi sono comprato questa meraviglia, che è un coltello giapponese realizzato dal maestro Tsukiji Masamoto. Se qualcuno di voi è amante dei coltelli, saprà che nel mercato del pesce di Tokyo, che purtroppo qualche anno fa è stato chiuso e spostato, c'era una bottega di questo maestro coltellinaio che è il più famoso del Giappone, che realizza non dei coltelli ma delle opere d'arte e da cui praticamente tutti quanti quelli che hanno il banco del pesce, ma se siete stati a Tokyo già sapete di che cosa sto parlando, utilizzano per far affilare e personalizzare le proprie lame. Questo coltello è un debba di piccole misure, che come vedete ha una lama molto molto spessa sul dorso e che sul tagliente è bisellata soltanto da un lato, quindi è asimmetrica.
Anche questa ha la forma del manico a castagna, ok? È realizzato mi sembra, un legno di magnolia e un corno di bufalo chiaro, ok? E questo è un coltello 100% realizzato a mano in un acciaio tipico dell'arte giapponese che si chiama Shirogami. Mi sembra c'è un voto 8,5-9, è un acciaio puro al carbonio, quindi non c'è cromo, è un acciaio che si ossida molto facilmente, vedete io nonostante cerco sempre di tenerlo pulito, forma ogni tanto delle piccole patine di ruggine, ma quando affilato a dovere questo qui è fondamentalmente un rasoio. Io l'ho acquistato in questa bottega, lo tengo come una reliquia, mi è stato affilato davanti ai miei occhi, ci ha messo un paio d'ore soltanto per raggiungere il filo finale. Ovviamente quando io l'ho acquistato era già stato bisellato ed affilato, ma ha fatto un'affilatura personalizzata su mia richiesta utilizzando una serie di pietre che probabilmente saranno costate decine di migliaia di euro l'una. Parliamo di pietre naturali di diverse grane e questo qui è un qualche cosa di fantastico. Ma venendo al design, il debba serve fondamentalmente per pulire il pesce delle parti più grossolane, quindi per asportare la testa, per asportare la coda, per asportare le pinne. Quindi ha bisogno di essere molto molto duro perché andrà a tagliare delle parti dure, molto molto affilato ed un dorso molto molto pesante. Questo è il design tipico. Io ovviamente non sfiletto tonni, quindi non avevo bisogno di una misura molto grande, per cui ho deciso di abbinare questo piccolo debba che per pulire un dentice, un'orata è perfetto, a quest'altro invece design che è il suichiki, che serve poi per sfilettare, proprio per rimuovere quindi la parte più morbida del pesce dalla lisca. Sempre della linea Kai. Vi mostro questo ultimo coltellino che fondamentalmente ha lo stesso design del coltello chef, ma in forma più piccola, che è uno spelucchino. In giapponese, se non sbaglio, lo chiamano Miyabi, okay? E questo serve per le piccole lavorazioni, quindi per sbucciare, per asportare piccole porzioni di grasso, magari da una carne quando ne abbiamo uno strato eccessivo, eccetera, eccetera. Vi mostro un ultimo coltello che è questo, per darvi un'idea, insomma, di quanto i coltelli possono essere diversi, che è un coltello da pane, di una marca spagnola, si chiama Saez. Purtroppo credo questa marca non esista più perché ne volevo regalare tempo fa uno ad un mio amico, ma non sono riuscito più a reperirlo neanche online. È un coltello fantastico, non so in che acciaio è realizzato, ma è sicuramente un acciaio inox molto duro. Io questo l'ho fatto affilare soltanto una volta in 7-8 anni. E taglia benissimo, è un rasoio, è ovviamente un coltello seghettato perché per il pane si utilizza questo design della lama ed è un coltello che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo perché non ricordo esattamente quanto l'ho pagato, ma siamo sicuramente al di sotto dei 50 euro. Quindi io vi consiglio di scegliere i vostri coltelli in base a queste nozioni che vi ho dato. Ovviamente non è che dovete averne uno per ciascun design, ma cercate di averne quanto più specifici possibili se fate delle preparazioni molto specifiche e qualche coltello, magari almeno uno o se potete due, abbastanza universali. Vi faccio vedere un ultimissimo coltello che è questo qui. Come vi avevo promesso, esistono anche coltelli in ceramica. Qual è la particolarità dei coltelli in ceramica? Che la ceramica, in realtà questa qui è una polvere di zirconio mista ad altri elementi che vengono pressati. La chiamano ceramica, ma proprio la ceramica, quella che utilizziamo per i piatti o per i lavandini, è in realtà una composizione leggermente diversa. Questa è più simile allo smalto che copre, diciamo, la ceramica. Ha la caratteristica di essere durissimo, ok, ma fragilissimo. Questo ovviamente se cade si frantuma in mille pezzi, però è un coltello che una volta affilato bene non deve essere mai più riaffilato. Penso sia anche impossibile da riaffilare in proprio con delle normali pietre,
È un coltello di una marca estremamente commerciale, si chiama Kitchen Club. L'ho comprato in un centro commerciale, l'avrò pagato una ventina di euro e lo uso molto spesso, soprattutto per le verdure, perché l'inerzia della ceramica permette di non ossidare le verdure. Quindi, per esempio, se preparate una macedonia, tagliando, che so, la banana con questo coltello piuttosto che con questo coltello. E la banana si annerisce molto, molto meno perché questo coltello non ossida la nostra frutta come invece fa un coltello in acciaio. Quindi è un coltello affilatissimo, molto tagliente, abbastanza economico, con il difetto che non può essere affilato e se cade si frantuma. Allora, spero di avervi dato una visione abbastanza generale, ma anche a livello scientifico abbastanza dettagliata di quello che è il mondo dei coltelli. Ovviamente io vi invito sempre ad iscrivervi al mio canale, lasciate i commenti qua sotto in questo video, fate tutte le domande che volete, se posso e se ne sono capace vi darò delle risposte. Mi raccomando, scegliete molto bene i vostri coltelli perché sono uno degli strumenti fondamentali per una buona cucina e ricordate che il coltello più pericoloso è quello che non taglia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!